ha visto la morte in faccia Marco Maiolani, 55 anni, volontario della Protezione Civile. Nel novembre scorso ha contratto il coronavirus. I primi sintomi, poi la corsa in ospedale fino al reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Matteo di Pavia. Sono passati oltre 2 mesi e da quando Marco se n'è andato dalla sua casa di Dorno, il suo cane, un meticcio di un paio di anni, ogni giorno lo aspetta di fronte al portone. Io avevo fatto il passaparola che cercavo un cucciolo. La mia amica mi fa: guarda che deve fare la mia... Ok, pronta, slattata, fa: vieni a prenderli. Appena ha aperto la porta, di tutti, lui mi ha saltato in braccio. È lui che ha scelto me ormai, tengo lui. Resta lì fino a sera, quando i nipoti di Marco, che lo accudiscono momentaneamente, a forza lo portano via. Ora Marco sta meglio, sta finendo il percorso di riabilitazione sempre a Pavia, all'Istituto Maugeri. Il peggio è passato, il Covid è sconfitto anche lui, adesso aspetta solo il momento in cui riabbraccerà il suo amico a quattro zampe. Ci vediamo a casa presto. Io faccio il possibile per guarire e venirti ad abbracciare.